Il mio grazie va a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato. Non si è tolto la maschera un solo momento! Bravo! Dici a me? L'Italia rimarrà sempre una zona unica. Mio imperatore! Ma ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali. Avete lasciato aperto? Vedete che chiudevate voi? Non tanto. Permettetemi di aprire una parentesi. Hai aperto la parentesi? Chiudila. Di ringraziare tutte le donne e gli uomini della Protezione Civile, il dottor Borrelli. Angelo! Angelo! Baronessa, che ha chiamato? Vi annuncio, con il decreto appena approvato, diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro. Ma chi le ha viste mai? Dico, chi le ha viste mai in contante? Perché noi adopriamo gli check. E ancora abbiamo già liquidato quasi 3 milioni e mezzo di bonus. E le faccio timidamente osservare che non sono stato pagato ancora. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. E Pino? Mamma mia, che paura. È buio. Perché non ha bisogno del MES? Non so. Cosa succederà dal 4 maggio? Non so. Per le due settimane successive. Anche un mese? Anche 6 mesi? Un anno? 2 anni? Quindi è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi. Ma qui mi pare che si vada oltre il consueto. Dici voi che dobbiamo fare. Nel paese nostro c'è più libertà. Questa è un'idiozia. In Campania non si può camminare per strada. E quando dice una cosa lui non si discute più. Basta. Soltanto aggiungiamo la possibilità di far visita a congiunti. Prego, i congiunti. Il 1° giugno è la data per cui vorremmo poi riaprire più ampiamente le attività dei barbieri. Ragazzi, spacciala! Subito! E dobbiamo essere consapevoli, la curva del contagio potrà risalire. Tocchi questo. Questo però, attenzione, cosa significa che rimaniamo inerti? Non so. Credo di aver detto tutto. Con questo ho detto tutto e mi dispone, perché dice non dice mai niente. Darei adesso il via alle domande. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? In questo momento non lo so neanche io. Non so.